In questa puntata, grande commozione per il ricordo di Massimiliano Pescini. Il punto del garante dei detenuti sulle carceri toscane. Un mazzo di fiori dove siedeva Massimiliano Pescini, il consigliere regionale morto recentemente. Proprio in quell'aula dove si era sentito male è stato ricordato ancora prima che il politico l'uomo. Erano presenti tutti i consiglieri, la giunta, i familiari e tanti sindaci con la fascia tricolore. Un ricordo commovente, tra le lacrime di molti. Un uomo aperto all'ascolto e al dialogo e che della politica ha fatto una sua assoluta passione. Nell'aula il suo volto con l'inconfondibile sorriso che regalava a tutti. Sì, credo sia veramente impossibile dividere l'uomo dal politico. Massimiliano Pescini rappresenta la buona politica e ha sempre rappresentato una qualità altissima sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista di volontà nel capire e comprendere gli altri, la capacità dell'ascolto che poi si trasformava in azione politica. Lei, per ricordarlo, ha preso una parte del suo discorso di insediamento. Ci ricorda alcuni punti che ha voluto ricordare del lungo discorso che poi che fece? In realtà non è il discorso dell'insediamento, ma è il discorso che fece ai volontari, a chi si era mobilitato e aveva lavorato per la sua campagna elettorale alla fine di questo percorso. E devo dire che rappresenta proprio quella che è la visione di Massimiliano della Toscana, di una terra che ha sempre a cuore non solo quanto c'è da fare ma anche quanto è stato fatto, ricca di storia, di sacrifici, ma anche consapevole che il futuro deve essere trovato lavorando e conoscendo gli altri. La sua eredità è proprio questa, questo confronto continuo e l'ascolto anche. Sì, lascia un'eredità pesante, ma sicuramente ricca e densa di tantissimi contenuti e un modo dell'approcciarsi alla politica che in pochi hanno e che sanno davvero fare non da soli ma insieme agli altri. Oggi è stata una giornata veramente molto complicata, stamattina per un motivo e oggi pomeriggio con il mio insediamento per un altro. Pensavo di essere più forte, invece oggi mi sono scoperta molto più debole di quello che non credevo, perché avevo promesso a me stessa che avrei dato onore a Massimiliano cercando di non piangere, invece così non è stato e ancora faccio fatica. Sono felicissima di poter rendermi utile al mio territorio. So che Massimiliano avrebbe detto: Fiamma, vai e fai quello che sai fare. Quindi con questa spinta e con l'abbraccio dei familiari stamani, che per me è un conforto incredibile, spero di poter essere utile per il mio territorio, per la regione e per il mio partito che mi ha sempre sostenuto e per cui ho sempre lottato. Il ricordo e il patrimonio che lui ci lascia è quello di una bella faccia della buona politica, della politica fatta con generosità, della politica fatta al servizio della comunità. Massimiliano era sempre con il pensiero rivolto ai bisogni dei territori, ai bisogni della sua comunità, sia quella civile sia quella politica. Insomma, una persona che aveva in mente la politica come servizio e praticava la politica come servizio. Ovviamente siamo rimasti tutti molto scioccati, frastornati dalla velocità e dalla crudeltà che la vita a volte riserva e soprattutto ha riservato a lui. Abbiamo rivolto nuovamente un grande abbraccio affettuoso alla sua compagna, al babbo, alla mamma, alla sua famiglia, a tutte quelle persone che a San Casciano e in Toscana
gli avevano reso un grande omaggio, un grande abbraccio con una partecipazione straordinaria e commossa, come anche questa mattina abbiamo visto in aula. Io vorrei ringraziare tutti quelli che sono intervenuti ricordandolo con parole bellissime ma appropriate, compresi i rappresentanti delle minoranze, a dimostrazione che si può fare la politica con il ragionamento, si può fare la politica basandosi sulle idee e confrontandosi sulla bontà delle proprie convinzioni per trovare una sintesi che ci faccia andare avanti nell'interesse complessivo. Ecco, Massimiliano era una persona che sapeva fare questo, era anche una persona allegra, una persona che sapeva sdrammatizzare, che aveva delle battute simpatiche ed efficaci, era insomma una persona capace di tessere e di dialogare. Questo è stato riconosciuto da tutti e credo che lui ci lascia un grande patrimonio, oltre a un grande ricordo, perché quando pensiamo a lui sicuramente riusciremo ad interpretare la politica in una maniera migliore. Una giornata triste, mi sarei aspettato tutto ma mai di dover salutare un collega, un amico, una persona speciale, uno di quei rappresentanti delle istituzioni di cui avremmo sempre più bisogno. Non è retorica e non è perché Massimiliano non è più con noi. In questi anni ho imparato a apprezzare l'amore per la sua comunità, l'amore per la Toscana. Nel suo sorriso si legge la buona politica, la politica fatta di ascolto, la politica fatta di prossimità. È un esempio per le ragazze e i ragazzi più giovani. La buona politica esiste e Massimiliano la incarnava. Ne sentiamo la mancanza forte, io sento la mancanza dei suoi consigli. Spesso arrivava nella mia stanza, bussava, entrava e riusciva a trovare sempre le parole giuste anche nei momenti più difficili. Se ne va un uomo educato, se ne va un politico appassionato, se ne va una persona di cui la Toscana tutta sentirà la mancanza. Beh, sicuramente il suo carattere, che io ho apprezzato sempre tanto, l'ho descritto così: la sua calma, la sua riflessività, la sua gentilezza, la sua pacatezza, sono doti che io nella politica apprezzo molto, perché secondo me sono quelle che servono per mettersi in ascolto con le persone. Quindi il lavoro che lui ha fatto, era mio vicino di banco, le lunghe chiacchierate e quindi il non fermarsi mai all'apparenza, alla superficialità, ma andare in profondità alle questioni, è un qualcosa di cui la politica ha un grande bisogno oggi e cercherò di portarlo nel cuore. È stata una commemorazione bella, venuta dal cuore da parte di tutti. Io non lo conoscevo benissimo, se non in questi 3 anni e mezzo del Consiglio regionale, e quindi diciamo quello che posso dire io è marginale, però vista l'afflato con cui tutti si sono espressi, ho cercato di posporre i miei sentimenti a una frase del Foscolo, che è: chi non lascia poca gioia nell'urna, chi non lascia eredità di affetti, e lui ne ha lasciati veramente tanti. Sì, Massimiliano era prima di tutto un amico, un politico, una persona intelligente che utilizzava la sua intelligenza a servizio degli altri, il senso dell'appartenenza al proprio partito, alla nostra comunità, a quella del Consiglio regionale della Toscana, un sindaco al quale il proprio territorio voleva bene, ed era una persona che ha lasciato un ricordo incredibile in tutto il Consiglio regionale, e credo che sia stato un atto di dovere istituzionale dovere fermarsi, ricordarlo e soprattutto portare alla memoria della nostra regione una figura di un valore politico di altissimo livello. Ho fatto l'unica cosa che si poteva fare in questa circostanza, cioè raccontare la verità. Io con Massimiliano avevo un rapporto politico da 2-3 anni, un rapporto personale di amicizia da 10, quindi ovvio che i miei ricordi stiano più fuori dall'aula che dentro. E La stranezza di questo rapporto, ho raccontato un episodio che racconto volentieri anche a voi, perché la dice lunga su quanto sia strana a volte la vita. Io ero reduce, sono reduce da una campagna elettorale fatta
in 4 regioni in giro per la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio per le elezioni europee. Massimiliano lo sapeva e ha battuto, ha detto: quando vieni a San Casciano, quando passi da San Casciano, dimmelo che vengo a darti noia. E alla fine la tornata elettorale ha voluto che il giorno scelto per andare a San Casciano fosse proprio il giorno in cui Massimiliano è morto. E per me questo vuol dire qualcosa. Quindi è un messaggio su quanto è strana la vita, ma su quanto a volte le coincidenze siano incredibili. E che niente. Stamattina ho raccontato questo, ho raccontato l'amicizia che ci legava, ho raccontato le vostre delusioni quando ci intervistavate perché non riuscivate a farci litigare, perché era difficile litigare, perché siamo due persone che cercano sempre di trovare un punto di confronto e di mediazione e non di rimanere arroccati sulle proprie posizioni. La Toscana, non soltanto il Partito Democratico, la Toscana perde una risorsa importante per tutti. Carceri sovraffollate, dove sono in aumento i suicidi, dovrebbero essere un luogo di recupero, ma spesso così non è. Tanti malati psichici che non trovano le giuste cure. Nonostante la sentenza di condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo sul nostro sistema carcerario, ancora il nostro paese non ha fatto nulla per invertire la rotta. Cosa fa il garante dei detenuti e chi si può rivolgere al garante? Tutti coloro che sono privati della libertà personale, che sono i soggetti ai quali è rivolta l'attività protettiva del garante e i quali in qualsiasi momento possono rivolgersi a questa figura mutuata dal diritto anglosassone per sollecitare quello che la Costituzione pone come limite invalicabile, come obiettivo necessario della detenzione, ovvero nei confronti di tutti coloro che sono per motivi diversi privati della libertà. C'è una detenzione che corrisponde ai caratteri di umanità e una detenzione, cioè una privazione della libertà, che costituisca il presupposto per il reinserimento sociale. Questo è previsto costituzionalmente come caratteristica specifica della pena, così genericamente indicata, però è un criterio che si può estendere oggettivamente a tutti coloro che in misura diversa vivono in condizioni di privazione della libertà. C'è un problema di suicidi in carcere che continua ad essere in aumento. Accidenti. In Italia nel 2022 erano 85, sono scesi a 69 nel 2023, però quest'anno, già dopo, ad aprile, erano già 38, di cui 2 in Toscana, uno a Pisa e uno a Siena. L'anno scorso ne avevamo avuti 4, 2 a Prato e 2 a Sollicciano. È un fenomeno tristissimo, ma nella situazione attuale, per essere oggettivi, secondo me anche difficilmente eliminabile, perché è la estremizzazione di una sofferenza psichiatrica e psicologica che all'interno del carcere, in queste condizioni, non si elimina. Oltre al problema dei suicidi, c'è anche problemi psichici. Io uso un termine che è poco giuridico, se vogliamo, ma che fa capire bene il problema. In carcere, se uno c'entra sano esce matto, nel senso che ha idea cosa possa essere vivere in una cella di 15 metri quadri con 2 letti a castello a destra, 2 a sinistra e una brandina in mezzo, un unico bagno aperto in cui ci si conserva un po' di tutto, compresa la roba da mangiare perché non c'è posto altrimenti, con la prospettiva di dover starli dentro 10 anni? Ecco, se uno non è psichicamente forte non ha possibilità di uscirne indenne. Lei ci ha parlato anche di un problema di infrastrutture delle carceri in Toscana, una fra tutte è quella di Sollicciano. La sua fotografia di questi istituti qual è?
ho detto più volte che Sollicciano andrebbe demolita, si risparmierebbe un sacco di soldi perché per restaurarla continuamente se ne spendono tanti. Andrebbe ripensata diversamente, con tanti spazi esterni, tante piccole realtà carcerarie e soprattutto tante opportunità lavorative che si costruiscono attraverso i laboratori, che in quella realtà mancano quasi totalmente, ivi compresi gli spazi da destinare a realtà affettive.